Che cavolo vuoi? La mia borsa? Prenditela. Non posso perché un cretino ce l'ha in mano. Tieni, bastava dirlo. Lo sai che non si fruga nella borsa delle signorine? Non te l'ha detto la mamma? Io non ci parlo con mamma. Tu piuttosto dovresti farci una chiacchierata. Non esiste che ti mandi in giro con 50 euro. È la mia settimana? Era. Cretino. Quando hai finito, rimetti il portafoglio a posto. Aspetta. Senti, visto che non hai più la settimana, domani mangiamo insieme? Pago io. No, grazie. Beh, che cavolo vuoi? La mia borsa. Prenditela. Non posso, un cretino ce l'ha in mano. Non posso, visto che un cretino ce l'ha in mano. Tieni, basta chiedere. Non si fruga nella borsa delle signorine. Lo sai che non si fruga nella borsa delle signorine? Non te l'ha detto mamma? Non te l'ha detto la mamma? Io non ci parlo con mamma. Tu piuttosto dovresti farci una chiacchierata. Non esiste che ti manda in giro con 50 euro. È la mia settimana! Cretino! Lo sai che non si fruga nella borsa delle signorine? Non te l'ha detto la mamma? Io non ci parlo con mamma. Tu piuttosto dovresti farti una chiacchierata con la tua. Non è possibile che ti manda in giro con 50 euro. È la mia settimana. È la mia settimana. Era. Cretino, quando è finito rimetti dentro il portafoglio. Cretino, quando è finito rimetti dentro il portafoglio. Aspetta. Visto che non è più la tua settimana, stasera mangiamo insieme. Cretino, appena hai finito rimetti il portafoglio nella borsa. Quando è finito rimetti il portafoglio dentro la borsa. Aspetta. Visto che non è più la tua settimana, domani mangiamo insieme. Senti, visto che non è più la tua settimana, domani mangiamo insieme. Pago io. No, grazie. No, grazie. Ti dicessi così di fronte, lo sai che ti amo da impazzire, sei la donna della mia vita? Mi crederesti? Assolutamente. Se invece ti dicessi ABCDFG, HIMF, PQRS, e cosa credi di più? Alla seconda. Esatto, sei come un cane, esattamente, come gli animali. Il cane fa così. Il cane, se tu gli dici ah stupido, non è contento. Se tu invece dici ti amo, si sente offeso, perché lui ascolta il tono. E noi siamo così, siamo come gli animali. Ti sei vergognata? Un pochino. Quindi noi non dobbiamo dare troppo affidamento al cervello, perché il cervello non serve per sapere, ma serve per imparare. Per imparare. E come impara il cervello? Impara attraverso i 5 sensi, attraverso l'esperienza, attraverso anche l'errore. Quindi, come diceva Meisner, un grande scienziato della recitazione, tra l'altro che ha fondato questa scuola, la New York Film Academy, diceva proprio questo, che non importa arrivare all'obiettivo, l'importante è averci provato. Very good! Sentire prima di muovermi.
Lavoreremo con la musica affinché la musica ci possa permettere una, diciamo, un meccanismo più veloce per accedere al corpo. La prima cosa che devo stabilire quando sono sul palcoscenico è stabilire un contatto. Quindi io, quando lavoro come attore, nel momento in cui apro gli occhi, io stabilisco un contatto. La cosa che faremo sarà lavorare in un primo momento con gli occhi chiusi. Ognuno dovrà seguire il proprio istinto, ponendo la fiducia sulle proprie possibilità. Quindi non dovrò mai imitare qualcuno o imitare qualcosa. Ok? Dobbiamo sentire il nostro corpo e agire sentendo e seguendo il nostro impulso fisico. Chiameremo primo livello fisico il lavoro del corpo sul pavimento, quindi andremo su pini in questa posizione. Secondo livello fisico, mi sposto, quindi posso sollevare il bacino del pavimento. L'attore deve pensare a quello che deve fare. Quindi io posso indicare qualcosa, ma devo pensare che cosa sto indicando. Vediamo. Proviamo a guardare questa bambina che si sta sporgendo dalla finestra. Ancora non sappiamo cosa fa, però guardatela. Potevo credere che qualcuno stava veramente guardando adesso. Ma che su che cosa vi siete concentrati? Sull'immagine, però su delle cose specifiche, ok? È molto importante quando lavoriamo come attori essere specifici. L'attore deve avere energia, non si finisce mai. Io dovrò continuare a lavorare, a studiare, a prepararmi, a leggere, a documentarmi, andare al cinema, andare a teatro, mettermi in discussione, conoscere il mio corpo, conoscere i miei sentimenti. Devo avere una forte motivazione per fare questo mestiere. Buio. Lentamente si apre il sipario. Luce. Devo usare il corpo, tanto, il gesto, ok? Le braccia, molti di voi hanno le braccia bloccate, va bene la sensazione che mi spinge, che provoca un movimento, ma devo usare il corpo, usare le braccia, usate le braccia. C'è qualcuno di voi che ha una bellissima emotività? Questa cosa è molto importante per il lavoro dell'attore, però poi deve esserci anche un supporto tecnico, per questo si studia e si approfondisce, no? Il consiglio che do a tutti sempre è di non smettere mai di fare attività fisica, ok? Quindi veramente, ragazzi, pensate al vostro corpo come alla vostra mente. Okay. Grazie, grazie. Grazie. Questa materia è molto, che è tecnica, ma la tecnica è il 50% del lavoro attoriale, se non di più. Non c'è soltanto il saper parlare bene, quindi mi vado a togliere una cadenza di provenienza. Soltanto la materia della dizione ha la gestione e la consapevolezza della respirazione. Ed è una cosa, lo studio delle regole della dizione. Qual è il talento di un attore? Quello di saper comunicare una storia. Comunicare a livello emotivo, emozionale, ok?
accasciata al suolo. La notizia è attendibile. La chiamata è della guardia giurata della banca di via Firenze, che è sul posto. C'è una ragazza di circa 14 anni accasciata a... La voce gracchiante imperativa della radio. La voce gracchiante imperativa della radio dell'abbonante di Sol è sconvolta, allucinata, pallida, pallida, livida. Anche lui è padre di una figliola della stessa età e non è riuscito per ottenere la preoccupazione. Si impara molto ascoltando e vedendo gli altri, soprattutto quelli bravi. E non è riuscita ad ottenere la preoccupazione. Infatti Nerezza, la ragazzina, è là, piegata su se stessa. E sembra più piccola di quello che è. Ha vomitato, è sconvolta, allucinata. L'auto più vicina intervenga e informi tempestivamente questo centro operativo via Filo. E non è riuscita a trattenere la preoccupazione. Infatti Nerezza, la ragazzina è là, piegata su se stessa e sembra più piccola di quello che è. Però la lettura è fondamentale per l'analisi logica, cioè io che cosa vado a dire quando poi lo saprò a memoria e su cosa ci vado a costruire il personaggio. Un'emozione, quando la saprò bene a memoria e costruire il personaggio, a livello proprio anche emozionale, mentre lo provo, lo cerco e lo metto in scena, è chiaro che c'ho una... vado alla ricerca della strada migliore, della proposta migliore del personaggio. La cosa si sta dritti dove tu scarichi tutto il peso sui quadricipiti, ecco perché la necessità di stare con le ginocchia un po' piegate. L'idea di essere tirati da un cavo verso l'alto, e questo mi dà proprio una postura da vedere, ma a me attore mi dà anche un'apertura e una forza. Il corpo è un altro linguaggio che noi dobbiamo imparare a gestire. Se devo fare un personaggio chiuso e timido, allora questo lo sfrutto. Quello che sento è che c'è una grande potenzialità in tutti voi, perché c'è stata una disponibilità. Uno di noi è un bel pezzo di creta che ogni volta va modellato ed è un lavoro, come ripeto, di collaborazione. Io ti do delle indicazioni e tu mi dai la tua disponibilità, mi dai la tua sensibilità, la tua emotività, insieme a tutta una serie di lavori tecnici, cioè di azione, respirazione, cioè le due cose messe insieme. Speriamo di vederci presto, eh? Grazie.